Oggi annunciamo lo scorrimento di graduatoria di 10 milioni che vanno a sommarsi ad altri 20 che avevamo già stanziato, quindi un gruzzoletto di circa 30 milioni di euro che andranno a favorire il rilancio di oltre 115 milioni di euro di investimenti, per un totale di circa 500 nuove assunzioni. Si tratta di progetti che riguardano l'ampliamento di siti produttivi già esistenti, la creazione di nuovi, ma soprattutto vanno a finanziare progetti che sono molto innovativi e che quindi potranno anche incrementare il livello di competitività delle nostre aziende. Il livello occupazionale, davvero molto positivo, che verrà creato sarà anche un elemento importante per evitare lo spopolamento in queste aree così fragili. Quindi una giornata positiva per la nostra regione, ma soprattutto una vivacità imprenditoriale che da sempre ha contraddistinto la nostra regione e che anche in momenti così difficili come quelli che stiamo attraversando non viene meno. Con le prime due tranche avevamo già finanziato 74 imprese, oggi ne finanzieremo altre 41. Parliamo comunque di progetti importanti, insomma, sono oltre 100 le imprese finanziate, ma con investimenti che vanno almeno da 200 mila euro di cofinanziamento in su.